sa, prova, ok, funziona. Io non so neanche come cominciare sto video. Vi spiego perché. Volevo fare la mia primissima recensione di un titolo free to play in VR. Ho detto, bella, cioè questo è Energy Lab. Io adesso vi faccio vedere cos'è questa esperienza. Premettendo che nella loro pagina del gioco mettono, ah, potete interagire col mondo, potete fare quello che volete, sarà tutto a vostra portata di mano. Vi faccio vedere. Partendo dal fatto che c'è questo metodo di locomozione che fa cacare, ossia bisogna schiacciare la leva del controller, del comando, chiamiamolo così, e poi muovere le braccia, che mi fa sentire un impedito. Vabbè, dopo c'è il grip button, quello, vabbè, è il minimo. Prima cosa, mettiamo già subito che con la levetta destra possiamo girarci e almeno siamo a posto per parte del problema. Intro l'abbiamo visto, prendiamo la nostra bella... sta roba qui, batteria, chiamiamola così. Effetto forfora su un cappotto nero. Bello, eh? Suppostone. Poi sembra che qua sia crashato, in verità adesso mi porterà nel gioco. Un bel ascensore. Che fa molto intro di Robo Recall, tra l'altro. Non l'ho mai portato sul mio canale, però spara tutto molto figo, magari un giorno di questi lo porto. Graficamente non è neanche malaccio per quello che può offrire. Adesso capirete perché. Ok, io ho fatto la mia prima run, il mio primo video, dicendo, ah, questa è un escape room, per cui bisogna capire esattamente cosa bisogna fare. Wow. Abbiamo tutti questi apparecchi qua. Il gioco è facilmente riassumibile come esperienza in... Prendo questa batteria, mi giro, la porto qui, poi vado qua, prendo l'altra batteria, che voi non vedete ma l'ho vista prima, che è questa, mi rigiro, mi sono anche incastrato, ok, non si sa dove. Qua c'è il caricabatterie. Continuo a muovere le braccia come se avessi dei problemi. La mettiamo qua. Questa adesso si carica. E magari adesso ne approfitto. Vediamo se magari mi sono perso io qualcosa. Questo oggetto non posso toccarlo. Questo non posso toccarlo. Questo non fa nulla. Qui? Ma assolutamente niente. Infatti ho detto magari mi sono perso io. Questa qui? Non posso farci nulla. Facciamo una cosa. Fatemi fare un esperimento, perché veramente voglio sperare che ci sia qualcosa di più. Sta batteria qua non fa nulla. Se io lo metto in quello lì che è rotto. Niente, questo vaga. Qui sopra? Niente. Questo coso qua continua a friggere. Questi pezzi qua. Che cosa è successo? Questi pezzi qua. Non posso farci assolutamente nulla. Fatemi mettere giù la batteria, magari questo è il problema. Assolutamente niente. Dobbiamo finire il gioco? Molto bene, me l'avete chiesto. Metto qua dentro. Sposto le due leve al massimo. Mi si accende il pulsante rosso. Fatemi vedere, veramente. Dai. Signori, io voglio dargli una possibilità a questo titolo. Magari veramente sono io che sono impedito. Qua... non fa nulla. Qui non fa nulla. Qui non fa nulla. Niente, andiamo a schiacciare il tasto rosso. Visto che mi sta lampeggiando, io lo schiaccio. Mi sposto così vedete meglio. E niente, mi metto così con le braccia incrociate. Bello. Wow. Qua tutto che esplode. Adesso fatemi vedere se magari riesco a prendere questi oggetti qua che fluttuano. Ma che? Niente, ci passa attraverso. Al che la primissima volta ho detto,
è un portale, io ci passo attraverso. Bene. Passi in palla e poi parte il titolo finale. Grazie per aver giocato. Bene. Spero che questa mia prima recensione vi sia piaciuta. Io veramente... non so che altro dirvi, probabilmente ne proverò un altro, dai.